l'oltrepò, con la storia dell'oltrepò si può fare solo dei momenti così. Siamo nella fetta, dal punto di vista della geografia, siamo nella fetta più orientale dell'oltrepò. Al di là c'è la Valpidone, c'è Piacenza. Non a caso su questi crinali, nel 1300, si erano combattute le guerre tra i Visconti, che stavano mettendo le mani sull'oltrepò, e i Piacentini. E tutta una serie di sistemi fortificati e di torri che voi vedete lungo i crinali sono il lascito di quella contrapposizione e di quelle lotte. Forse anche dei toponimi, se voi andate a vedere Ruino, Castelrotto, Montebruciato, cioè sono i lasciti di questa guerra che aveva visto lungo queste vallate, questi paesi, cavalcare un personaggio che, se voi andate a Firenze, vedete Paolo Uccello e il suo affresco, Giovanni Lacuto, John Atwood, che era uno che aveva fatto la guerra dei 100 anni, poi le guerre finiscono anche se durano 100 anni, lui era rimasto disoccupato, ha preso la sua compagnia di Ventura, si è messo al soldo dei Visconti e per alcuni anni ha fatto scorrerie incredibili, devastando. Una storia che dovrebbe far parte delle nostre narrazioni territoriali, perché è una storia robusta e che non è stata ancora colta. Lui, ad esempio, assediava i piccoli borghi così di notte, portando la sua compagnia di cavalieri, un poco più di 100, però lui aveva avuto l'idea di spalmare le armature con una sostanza fosforescente, per cui questi si vedevano questi fantasmi luminosi che apparivano nella notte, quindi vi potete immaginare il terrore e il disastro. L'oltrepò è ricco di queste storie, basta spostarsi un po' più di là, andiamo a Casteggio e sopra c'è il Pistornile, lì c'era la fortezza. Andiamo indietro molto nel tempo, siamo al secondo secolo avanti Cristo, la seconda guerra punica, quando Annibale. Lì a Casteggio c'era il deposito dei Romani, il deposito di grano che doveva consentire la sopravvivenza così. E Annibale sceglie una strada molto, molto semplice per acquisire quella posizione. Non fa la guerra, poi la farà, perché l'aveva fatto al Ticino, Trebbia e Trasimeno, come si insegnano a scuola, ma corrompe il governatore, gli dà un mucchio di soldi, questo apre le porte e quindi lui ha risorse per affrontare l'inverno e via. Ecco, a me piacerebbe molto che l'Oltrepò facesse e ritornasse a inanellare queste storie, ce ne sono tantissime, anche in epoca più recente, nel 1800, ad esempio, quando qui siamo tra il Ducato di Parma e Piacenza, quindi Maria Luisa, siamo con i Sabaudi, il Regno di Piemonte, quando si fa l'unificazione, e qui c'erano tre personaggi che stavano a Golferenza e Santa Maria, che erano i notabili e sono stati loro a tessere nella pratica l'unità tra questi territori che prima erano divisi da una frontiera. Questa era una zona di grande contrabbando, il sale, le altre sostanze, così, e c'erano sempre un mordi e fuggi tra guardie, tra doganieri e contrabbandieri. Sembra incredibile adesso, no? E invece questi personaggi poi riescono a pacificare la zona, fare in modo che il trapasso verso il Regno d'Italia sia un trapasso più lieve. Poi ovviamente ci saranno qui le vicende del movimento cooperativo Montemartini, avete visto il movimento sociali, è incredibile, un territorio che adesso ha così difficoltà a collaborare, a trovare una via comune, 100 anni fa aveva una vocazione stimolata sia dal movimento cooperativo cattolico sia da quello socialista a mettere insieme i propri destini, che poi è anche una filigrana che spunta fuori nel periodo estremamente difficile, 43-45, con quella che è la resistenza e le vicende successive. Adesso il territorio sta cercando di capire qual è la sua vocazione futura. Ha avuto delle ferite reputazionali con gli scandali che voi sapete, ma anche una forte reazione. Ha voglia di trovare la propria strada. E il progetto di cui appunto questo pomeriggio si parla, Oltrepò Biodiverso, sponsorizzato fortemente dalla Fondazione Cariplo e sviluppato dalla Fondazione Sviluppo Oltrepò, va in questa direzione, capire e intervenire perché questo momento non venga perso. Se volete esserci questo pomeriggio, ne sapete di più.